Stella Rosi, come posso definirti, un neofita, tu dicevi, di questi studi, hai avuto una intuizione molto interessante a proposito dei passaggi, possiamo dire così, su San Marino, no? Hai fatto una ricerca importante, che naturalmente va molto indietro negli anni. Già vuoi spiegare, puoi dire qual è stata questa tua intuizione e da dove sono partiti naturalmente i tuoi studi? Diciamo inizialmente è l'amore per la mia terra che mi ha guidato, ecco. Poi il grande amore per la storia, anche fare un tuffo nel passato. E mi sono ancorato a quelle che sono le ricerche sia storiche che archeologiche che riguardano i nostri territori, San Marino e i territori limitrofi. Poi ho iniziato a fare una serie di ricognizioni territoriali e ho scoperto che le indicazioni degli storici e degli archeologi coincidevano con la conformazione del terreno. Per cui sono arrivato alla conclusione che il Colle di Covignano è un sito preistorico di importanza fondamentale Sì, per le per questo nostre poi è terre. dimostrato anche da molte scoperte archeologiche che vengono fatte Sì, anche nel nostro territorio, infatti, anche se a volte magari non chiaro, troppo infatti il lavoro del dimostrato. nostro Museo di Stato con il consulente il professor Gianluca Bottassi dell'Università di Parma è stato quanto mai decisivo a convalidare, no, le conclusioni alle quali ero arrivato io da Arriviamo anni a proprio alla questa parte. conclusione. La Sì. conclusione è che San Marino, San Marino secondo questa intuizione, è un importantissimo crocevia nella preistoria per le vie di comunicazione più arcaiche, in quanto partendo dal Colle di Covignano, dove la presenza umana è attestata attorno a 1 milione di anni fa, gli uomini preistorici percorrevano i crinali e lungo i crinali si è arrivati al Monte Titano e poi dal Monte Titano arrivare all'Alpe di Carpegna, addirittura verso le Valli Aretine, ma molto presumibilmente questa via era la via che conduceva al terreno, perché la gente dell'Alto Adriatico, anche per il fatto dei commerci, senz'altro si ancorava sul Colle di Covignano. Dal Colle di Covignano andavamo fino al terreno. Questa è la mia tesi e senz'altro penso che possa essere convalidata dai segni studiosi e archeologici. È convalidato, no? Poi Sì. in un Sì, certo diciamo senso. così che Dove nasce a questo punto, dall'intuizione, dov'è l'importanza, no? Per far capire che cosa potrebbe significare per lo sviluppo anche futuro di San Marino questa intuizione che hai Io avuto. direi che ha un'importanza epocale, perché si tratta proprio di rivoluzionare tutto quanto, cioè si tratta di consegnare alle nostre terre un patrimonio storico ineguagliabile, ma da questo patrimonio storico ci può essere un lancio sul mercato turistico, sullo sviluppo economico, sulla valorizzazione naturalistica, ambientale e storica dei nostri territori, ma non solamente di San Marino, del Riminese, del Montefeltrano, e addirittura collegarsi con la campagna toscana e addirittura con il Tirreno. Ecco. Secondo me è un progetto estremamente importante da suffragare e da portare avanti. Certo, Ecco. un passaggio, possiamo magari fare un paragone magari anche abbastanza illustre, Sì. come potrebbe essere quello della Via Francigena, in qualche Sì, modo. infatti, in qualche modo, perché la Via Francigena può essere importante sotto altri punti di aspetto, Certo, chiaro. ma individuare in maniera così chiara vie arcaiche così antiche, si parla come minimo di 3200 anni fa, in piena epoca protostorica, io penso che se riusciamo a far emergere questo grande patrimonio anche sul circuito informatico mondiale, senz'altro avremo un ritorno turistico ineguagliabile per i nostri territori. Grazie. Prego.